Ciao a tutti ragazzi e benvenuti da Supergrafica. Come avrete ben letto dal titolo, oggi andremo a vedere come assemblare un PC. Infatti io assieme ad un mio amico abbiamo assemblato il suo PC. Ci vedrete a breve in azione, anche se non ho messo le facce così non ci stalkerate. Quindi, come potete vedere, i componenti vi stanno apparendo adesso al video. Niente, andiamo subito a vedere, senza perderci in chiacchiere, come assemblare il PC. Come state vedendo nel video velocizzato, come prima cosa abbiamo aperto il case ovviamente e abbiamo montato nel case la scheda madre, cosa semplicissima. Dopodiché siamo andati ad inserire il nostro i5, ovvero la nostra CPU, nella scheda madre. Abbiamo messo la pasta termica e il dissipatore, anche se dal video non si vede chiaramente perché purtroppo mi è venuto sfocato. Dopodiché siamo andati ad inserire i cavi di alimentazione del case alla scheda madre, quindi HDD LED, Power LED eccetera, e infine siamo andati anche ad inserire l'alimentatore e a collegare i relativi cavi. Abbiamo poi inserito le RAM DDR4 che ci hanno fatto ammattire qualche secondo per inserirle perché erano leggermente dure, ma ce l'abbiamo fatta. Dopodiché siamo andati ad inserire e installare quindi il nostro hard disk e il nostro SSD. Abbiamo poi ultimato i collegamenti dell'alimentatore, abbiamo inserito anche qualche ventola e sostituito qualche ventola per attamarrare un po', per così dire, il case, e infine siamo andati a collegare la nostra, il nostro pezzo forte, la nostra RX480. Quindi ragazzi, finito il tutto, ovviamente ho saltato qualche passaggio per fare una cosa un po' più veloce, però abbiamo ultimato tutti i collegamenti e siamo passati alla prima accensione. Ecco qua il video infatti. E niente, ovviamente non avevamo ancora installato niente, Windows né nulla, l'abbiamo fatto in seguito e il PC funziona tutto a dovere. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, io spero tanto vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti da Supergrafica.